Nell'episodio precedente, ragazzi, sta arrivando un elefante, anzi due. Ci dobbiamo spostare. Siamo sulla rotta degli elefanti. Luci? Allo, allo, allo. Luci? Siamo vicinissimi. Ragazzi, prima di lasciare il villaggio, banane. Merci. Merci. Au revoir. E qua invece, oltre alle banane, ci sono anche i venditori, probabilmente di olio di palma. Credo che invece questo sia tutto caffè. Abbiamo un problema. Si è rotto il supporto dell'ammortizzatore, però questa volta, ahimè, ce ne siamo accorti troppo tardi e l'ammortizzatore deve aver cozzato in giro qua e ha perso l'olio. Si è proprio spezzato il perno là sopra. Sì, deve essere rotto il tubo qua e quindi è uscito tutto l'olio. Devo smontare l'ammortizzatore prima che si distrugga di più di quello che già è successo. Guarda, queste strade sono toste e questi ammortizzatori sono nella loro configurazione più morbida, perché adesso io li ho sempre lasciati nella configurazione più morbida, sono molto più rigidi degli originali e quindi i supporti lavorano di più. E abbiamo anche l'ospite. Per adesso questo, che tra l'altro non riesco neanche più a estrarlo, naturalmente non lo posso usare e dubito fortemente che riuscirò a ripararlo qua. Ahimè, questo è uno dei difetti di avere questo tipo di ammortizzatori. Un'altra cosa da sistemare, non è la prima e non sarà l'ultima in questo viaggio. Ma subito dopo pranzo e dopo questo smontaggio di ammortizzatore rotto, siamo arrivati a Zericore, che dovrebbe essere l'ultima cittadina che incontreremo qua in Guinea. La frontiera con la Costa d'Avorio è meno di 100 km, però credo proprio che, viste le emozioni della giornata, oggi ci proveremo a fermare qui, visto che ci siamo dovuti anche svegliare presto, magari ci riposiamo un po'. Qua siamo arrivati al centro. Devi per forza schiacciare qualcuno. Lui va avanti di clacson. Ma noi ci vogliamo fermare in questo paese e quindi andiamo nelle retrovie a cercare il posto che abbiamo individuato. Vediamo se è valentinabile. No, no, più avanti. Sì, come sempre i posti sono sempre un po' poco comodi. Poco comodi. Questa è la missione cattolica. Lucia è andata a chiedere se ci fanno parcheggiare. Abbiamo trovato l'ingresso, ma ci sono due cavi che ci stanno sollevando per entrare. Siamo veramente stortissimi, però questo è lo spazio che ci hanno dato. Cioè, qua ce n'era in abbondanza, ma probabilmente lì lo usano per altro. Da questa parte abbiamo usato tutte le tavolette che abbiamo, da quell'altra le pietre. Più o meno ci siamo raddrizzati, il dislivello era veramente tanto, però dai, abbiamo fatto il possibile. Guarda che bella rampetta che ci siamo costruiti. Buongiorno equipaggio, bentornati a bordo e bentornati qui in Guinea. Ci troviamo in una cittadina abbastanza grande che non è tanto distante dal confine con la Costa d'Avorio.
siamo ospiti di una missione cristiana e quindi ci hanno fatto rimanere qui parcheggiati in questo prato. E devo dire che alla fine siamo stati bene, se non fosse che questa notte hanno iniziato a fare una festa qua da qualche parte, c'è un po' di musica. Come sempre ci sono i fumi degli incendi di sterpaglia e immondizia. Non manca un po' di cartacce, un po' di cose anche qua davanti a dove siamo noi. Nonostante l'altitudine, in realtà la temperatura questa notte non è scesa molto come quella di ieri, forse proprio perché siamo fuori dalla foresta, lontano da dove vivono gli elefanti, e quindi in realtà le temperature sono diverse. Sento un po' di movimento, ah ecco, ci sono delle galline qua sotto che pascolano un po' ovunque. Qua davanti abbiamo il pozzo, ogni tanto viene qualcuno a prendere dell'acqua. Super tranquillo, nonostante fuori la città è abbastanza incasinata. Infatti sentite, c'è traffico ormai, e cominciano a muoversi delle macchine. Ma anche noi ci dobbiamo muovere. Oggi vogliamo provare ad avvicinarci alla frontiera con la Costa d'Avorio e magari anche passarla questa frontiera, quindi cambiare paese. Devo dire che la Guinea, nonostante le sue strade a tratti veramente pessime, tra le peggiori mai percorse finora, ci ha accolto molto bene. È un paese dove la popolazione è molto accogliente, ci sono effettivamente tante cose da vedere, tanta natura, la città capitale incasinatissima, ce la ricorderemo per sempre, però d'altronde è una grande città e non è che si può pretendere di più. Bene, ora ci troviamo a Nzérékoré. E qua siamo vicini in realtà anche al confine con la Liberia, ma noi andremo di qua in Costa d'Avorio seguendo questa strada che ci dovrebbe portare proprio alla frontiera dopo Nzo, e dopodiché piano piano andremo in direzione di Abidjan. Ma in realtà la cosa più complicata, e voi lo capite poco perché si appiattisce tutto con la GoPro, ma dobbiamo fare una curva in contropendenza da quel lato. Proveremo un'altra volta la torsione di Valentino in modo imponente, direi. Oh, forse dai, una manovra ce l'hai fatta. Dovevo farlo in una manovra, è impossibile farlo in due. Qua ragazzi è la zona carico delle macchine, gente sui tetti a fissare il carico e lo sanno fare bene ragazzi. Guardate, tutti hanno queste ceste di paglia e addirittura le esportano in altri villaggi. Ciao! Siamo arrivati a un paese che si chiama Lola e qua la strada è un po' peggiorata, dobbiamo dire. Un sacco di pulmini da trasporto. Vediamo un po', c'è la deviazione perché c'è il mercato. Mi sembra un bel casino. Dove si passa? Non si va. Se non spostano le banane le schiacciamo. Facciamo la farina di banane. Guarda che cavolo, tutto pieno di banane. Ma to, e ora? Bonjour. Ça va bien. Bonjour! Uno sposta la moto e quindi ce la spostiamo in autonomia. Ah, ok, hanno capito.
cioè questo paese è il peggio che abbiamo fatto finora. Cioè simpaticissimi, però no, totale anarchia della strada. Vai, dritto. Vai. Non è stato facile, ma forse riguadagniamo la strada principale, che è quella là. Dai, che ce la facciamo. Vamos. Forse. Questa è la strada principale. Oh, ce l'abbiamo fatta. Edoardo Tournier. C'è uno che ci ha detto di tornare indietro. Ci ha inseguito. Ma fortunatamente mi sembra di aver visto una roba delle dogane non qui all'inizio della strada. Dobbiamo rifare tutto il mercato. Ci hanno inseguito con il motorino, un doganiere forse, non lo so. Non so se magari bisogna fare qualche controllo prima della frontiera, vediamo. Qui non c'era scritto niente di fermarsi. Polizia in giro non si era neanche vista. Ma non si può mai sapere. Ok, ci hanno scortato all'ufficio della dogana, crediamo. Adesso Simone è andato a vedere che documenti vogliono controllare. In realtà era la compilazione del carnet, cioè già compilato il carnet, quindi un passo è fatto per l'uscita dalla frontiera. C'era un signore che praticamente mi ha fatto fare tutto a me, però sapeva che dovevamo fare una roba del genere. Qui c'è un altro posto di blocco con bastoni, tronchi. Sono andati. Veri a destra con di guarda a sinistra. Questa montagna è il Monte Nimba e è 1700 e passa metri e segna il confine con la Costa d'Avorio. E in questi villaggi cioè, non c'è mai stato l'asfalto, cioè non ce n'è parvenza. E adesso siamo nella stagione secca, ma quando piove qua deve essere un po' tutto fango. Mamma mia. La strada è talmente piccola che pensi di aver sbagliato strada. Sì. Mezzo di trasporto che può andare veramente ovunque. Questo paese non è giorno di mercato e questa è una fortuna perché era veramente molto stretto. Questo camion trasporta le bustine dell'acqua, quelle che inquinano tantissimo. Cioè, guarda sto camion quanto è alto, pazzesco. Mancano 5-6 km. E guardate quel pullman che abbiamo visto alla targa della Costa d'Avorio. Che strade deve fare. Oh, mamma mia. Se tu scassè. E ragazzi, mi sa che siamo arrivati all'immigrazione. Si è fermato anche il pullman. No, qua c'è scritto posto d'entrata, ma noi dobbiamo uscire. Andiamo qua a chiedere. Ho chiesto un po' di documenti. Ehi, madame, là! Bene ragazzi, la polizia ha fatto. Ci ha messo un po'. Praticamente qua compilano tipo dei registri come quelli che si usavano a scuola tantissimi anni fa. Quindi fanno tutto a mano e vabbè, però più o meno ce l'abbiamo fatta. Dopodiché ci hanno mandato a un servizio di immigrazione dell'ONU, dove hanno segnato gli stessi dati, ma abbastanza velocemente. Tutto ci è voluto più o meno una mezz'oretta. Qualcuno forse ci aprirà questa sbarra, o meglio la corda. E qua praticamente è un pezzo di terra di nessuno. Sì, sulla mappa siamo ancora in Guinea, i controlli li hanno fatti. Adesso ci aspetta la Costa d'Avorio, vediamo come funzionerà l'ingresso. Qua è stato tutto tranquillo, è solo un po' lento. E dobbiamo dire che un po' ci dispiace lasciare la Guinea, ma comunque siamo stati veramente molto bene. Ma vediamo cosa ci aspetta in Costa d'Avorio. Dopo la frontiera c'era comunque un altro piccolo villaggio della Guinea. E ed è forse ancora più scassato, cioè.
questa crediamo che sia l'uscita vera e propria. Posta di controllo. Se ho capito bene sono in pausa, quindi non possono tirare sulla sbarra. Cioè vado un attimo a vedere. Ragazzi, stanno scrivendo tutto su un fogliolino di carta, neanche su uno di questi registri. Ci vuole veramente un sacco di tempo, è tutto molto lento. Bene ragazzi, mi hanno fatto le foto, i passaporti insieme al carnet, insieme a me. Sembra tipo una schedatura proprio. Bene ragazzi, è stato lento, ci hanno fatto anche un sacco di foto, ma non quelle da passaporto, diciamo. No, c'è proprio delle foto con la macchina fotografica, con il camion, insieme al camion, senza il camion. Questa è la prima volta che ci capitava. Comunque non abbiamo ancora finito, perché ci ha detto che adesso andando avanti dobbiamo fare i documenti per la macchina. Cordone, lo passiamo. E da quei ragazzi lì abbiamo comprato anche una SIM, solo che qua non c'è rete e quindi in realtà non la possiamo provare. Ci mettiamo la cintura e andiamo a 5 km ad esserci la dogana per il veicolo. Però guardate che strada, asfalto, strisce. Corsia d'emergenza. Wow, chissà se sarà tutto così. Questo è Gbapleu e qua ci dovrebbe essere la dogana per farci timbrare il carnet per i veicoli. Con il carrellino buca ruote. Guarda, siamo entrati, quindi adesso lo possiamo ufficialmente dire. Bienvenue in Côte d'Ivoire. Benvenuti in Costa d'Avorio. Vediamo se ci sono i letti matrimoniali in ingresso di questo villaggio. E doveva arrivare anche il primo mercato della Costa d'Avorio. Immancabile, però mi sembra la strada sempre molto più libera, eh? Però qua. Questi invece ci hanno chiesto anche di vedere dentro Valentino. Non avevamo messo la telecamera dentro perché in genere non era mai entrato nessuno qua. Velocissimo, un minuto è già uscito. Bene, ci hanno fatto il book fotografico per la seconda volta, perché le foto ce l'avano già fatte prima. Quindi secondo book fotografico. Avevamo detto che questa strada era ottima e probabilmente... Ma se ogni controllo è così? Se ogni controllo ci fanno il book fotografico? Cioè proprio le foto che ti rimettono col passaporto così? E hanno fatto le foto anche a Valentino e anche dentro. È entrato perché voleva fare le foto anche dentro. Alla fine tra tutto si è fatto abbastanza una certa. Abbiamo anche fame, non abbiamo mangiato, però abbiamo scampato la frontiera. Adesso dovremmo arrivare a un paese un po' più grande, si chiama Danané, dove magari mangiamo e magari troviamo anche il supermercato per fare la spesa, perché noi non ci abbiamo più niente. Bene, vogliamo camminare fino a quell'edificio arancione dove forse c'era tutto quello che ci serve. Principalmente da mangiare, perché io ho una fame pazzesca. Cosa si vuoi mangiare? La cosa tipica della Costa d'Avorio, il shawarma. Qui ragazzi, le pasticcerie riacquistano la loro importanza. Addirittura qua si chiama viennoiserie. Guardate, c'è un sacco di brioche. Si potrebbe optare per una brioche come dolce. Che ne dici? Non come pranzo. Ci manca la patisserie marocchina, ormai è un lontano ricordo. Ragazzi, abbiamo trovato un posto dove mangiare qualcosa. Un panozzo. No, ci avevano anche altre cose. Sì, però non c'è il menù, quindi non si sa quanto costa. Quindi boh, proviamo il sandwich. Allora, mentre aspettiamo i panini, voglio provare ad andare a vedere se riesco a ricaricare la SIM che abbiamo comprato in frontiera, così vediamo se funziona. C'era una ragazza al banchetto prima, che l'ha fatto lei, lo fanno con un altro cellulare e riescono a attivare tutti gli operatori, non so come fanno, però va bene, funziona. O meglio, ho ricaricato, adesso lo provo, devo configurare il telefono. Ragazzi, il panino è arrivato ed è come lo speravo. Bello grosso, ragazzi. Guarda qua. È enorme. È una baguette intera. Qua sotto il ristorante c'è anche la pasticceria. Abbiamo comprato dei biscotti. Non sembrano male questi, eh. Diamogli una chance. Ci siamo mangiati questo panozzo che non è che proprio ci abbia... senza infamia né lode, di pollo, cioè, ce n'era veramente tanto grande, ma molto vuoto.
pollo ce n'era veramente poco, però dovevamo dire che costava veramente poco, anche quello. Ragazzi, adesso stiamo puntando verso Man, da cui Valentino prende il nome. No, non è vero, non so perché si chiama in Man questo posto. Ma lì abbiamo visto che c'è un'altra missione cattolica e quindi è possibile che ci ospitino. Eh sì. Ci facciamo gli ultimi 20 km, poi ci fermiamo e ci riposiamo un po'. Magari domani ci fermiamo proprio. Adesso decidiamo, vediamo un po' com'è Man. Il nome è tutto un programma. Per ora la strada qui in Costa d'Avorio è proprio un altro pianeta, perlomeno dal Marocco che non troviamo delle strade così buone, ma il panorama circostante è abbastanza simile a quello della Guinea, però si vedono le macchine più scariche, i villaggi sono tutti un po' più ordinati, si percepiscono subito così a caldo le differenze. C'è un bel incendio, chissà se è controllato o meno, boh. Comunque non l'abbiamo detto, ma qua abbiamo la stessa moneta che c'era in Senegal, ovvero il franco del West Africa, però il diesel costa un po' meno rispetto al Senegal, non è male. Però no, direi che non c'è nessuno che lo controlla. Che dobbiamo attraversare il campo. Pardon. Focolari, centro di incontro e di formazione. C'è anche la sala da ginnastica. Ci ha accolto la signora Pina, che parla anche italiano, perché abbiamo scoperto che questa missione è stata fondata da italiani. E gli abbiamo chiesto subito l'acqua, perché noi dobbiamo anche fare la lavatrice e l'acqua che è quasi finita. E quindi adesso ci ha fatto vedere dove caricare l'acqua e poi ci spostiamo sotto degli alberi. Un bellissimo posto, speriamo che prenda l'antenna e tutto. Il posto è fantastico, ragazzi. Praticamente in questa missione hanno un ospedale e hanno anche una scuola di sostegno per i bambini che hanno bisogno di, diciamo, rifassare un po' le lezioni per chi non riesce ad andare bene a scuola, quindi loro li aiutano e poi tante altre attività. Ok, la prima missione è caricare un po' d'acqua, è veramente tanto che non lo facciamo, qua ce l'hanno, bisogna solo probabilmente allungare il tubo nostro con uno di quelli che hanno qua loro, però ci hanno fatto vedere che ci sono due o tre posti dove eventualmente poterla prendere, anche perché noi dovremmo fare anche una lavatrice. Qui c'è il tetto, non riusciamo ad andare più avanti, il rubinetto è là dietro, quindi dobbiamo giuntare il loro tubo con il nostro. Con una camera d'aria. Stasera dobbiamo livellare di tanto il cane. Vai, 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 vai. Ah! Ok.